Carissimi fratelli e sorelle, ancora vive la gioia che ha fatto vibrare i nostri cuori nel giorno della festività della presentazione al Tempio di Gesù, quando il nostro Pontefice Samuele ha voluto rivolgere un messaggio universale a tutti i cristiani e a tutti gli uomini e le donne animati dalla buona volontà. Parole intrise di amore e di passione di chi, animato dall'amore che è Cristo Gesù, nella piena consapevolezza della chiamata ricevuta dal Padre, ha a cuore la salvezza di tutta l'umanità. Con immensa gratitudine e sincerità desideriamo unirci di nuovo oggi al suo cuore per elevare insieme una preghiera di lode e di ringraziamento a Dio Padre Onnipotente per tutto ciò che ci ha donato, ci dona e ci donerà. Onore e gloria a te, Padre Santo. Il tema del Vangelo di oggi è la chiamata di Matteo e nel nostro cuore oggi risuona, come ci ha ricordato ieri Samuele, questa parola: segni. Sull'esempio di Matteo, oggi dobbiamo tutti prontamente rinnovare il sì alla chiamata ricevuta e desiderare nuovamente di seguire il Signore che ci chiama oggi, qui, a fare la sua volontà, a cambiare la qualità della nostra risposta alla chiamata, a rinnovare la nostra vita. Matteo era un pubblicano, un peccatore, un esattore delle tasse per conto del potere romano, odiato dal popolo proprio per il mestiere che esercitava. Ogni giorno era lì, sommerso dai suoi interessi e calcoli. Matteo non aveva conosciuto la vera essenza e la vera sostanza dell'amore. Conosceva un altro tipo di amore, un amore disordinato che appagava i sensi, l'io, immerso nel potere e nel denaro. Ma nel momento in cui ha conosciuto il vero amore, l'amore fatto carne, egli non ha esitato a lasciare tutto e a seguire quell'uomo. Un uomo amato dai piccoli, che mangiava con i peccatori, che andava alla ricerca di chi era malato nell'anima per guarire e salvare. E per questo, disprezzato da coloro che si ritenevano puri, detentori della legge e della religione. Quanti Matteo ci sono oggi che vivono cercando l'appagamento in ciò che è mondo, ma che sono poveri di Dio, del vero amore? E quanti, forti del mandato di Cesare, approfittano, come faceva il vecchio Matteo, della loro posizione per schiacciare tanti piccoli che ora come allora sono vittime dell'ingiustizia e del sopruso dei potenti. Fratelli e sorelle, a voi tutti dico: venite qui, venite alla piccola culla del bambino Gesù, e ascoltate la voce del Signore che oggi vi dice: seguimi. Allora Matteo lasciò tutto e seguì il Signore, come fecero i primi quattro apostoli, Simon Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. Matteo abbandonò i suoi beni, le sue ricchezze, le sue sicurezze. Con prontezza e radicalità egli lasciò tutto e seguì quell'uomo Dio Gesù, un uomo non compreso da tanti, neppure dai suoi parenti.
ma quell'uomo donava spirito e amore, spirito e vita. Chi ascolta la sua voce avverte la novità, qualcosa di nuovo, di grande, di unico. E così si lascia ciò che è vecchio per seguire quell'uomo nella sua missione. Seguimi. Matteo si è sentito amato, non giudicato, e ciò ha scatenato nel suo cuore il desiderio di libertà, di uscire dalla schiavitù del peccato e del male, con l'entusiasmo vivo di chi vuole iniziare una vita nuova. Matteo ha incontrato l'amore, il vero amore, e subito la sua vita è cambiata. Questo è ciò che è avvenuto e avviene ogni giorno a ciascuno di noi alla piccola culla. Qui abbiamo incontrato e ogni giorno incontriamo l'amore, l'amore vero di un Dio che si avvicina e si china su chi è sull'orlo del baratro, su chi è preda del peccato e dello sconforto e vuole cambiare vita. Ecco l'esempio del padre che abbraccia il figliol prodigo, che compreso l'errore corre e chiede perdono al padre per abbandonare ciò che è peccato e cambiare veramente vita. Oggi la voce del padre qui risuona e dice: vieni, figlio mio, il mio abbraccio ti attende. Da ministro e soprattutto da padre, questo oggi dico, facendo tesoro e volendo mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti da Maria Giuseppina Norcia, la depositaria di questo grande mistero divino, ella, senza trascurare i suoi doveri materni e la sua attività di lavoro, con dolcezza e con infinito amore di madre, ci ha accolti e consolati, affidandoci e indicandoci la via da seguire. Seguite il Signore, ella ci ha detto. Ecco il nostro cammino, iniziato e guidato da colei che ci è madre spirituale, che con immenso sacrificio e totale abnegazione ci ha nutrito di tutto l'amore di Gesù, che quotidianamente ella sempre ha ricevuto intimamente. Poi, secondo la promessa del Padre, ella ci ha indicato Samuele come colui che avrebbe continuato la sua missione divina fino al compimento del piano di amore e di redenzione del Padre. Ecco la nascita di questa Chiesa, Chiesa di Cristo, con la quale il Padre ha ristabilito la sua nuova ed eterna alleanza. A noi oggi il compito di prendere per mano tutti coloro che brancolano nel buio di questo mondo senza speranza e portarli qui, davanti a Gesù, affinché anch'essi possano beneficiare di tanta grazia e di tanta misericordia. A voi giovani, oggi dico, perseverate in questo cammino di santità, amandovi gli uni gli altri come Gesù ama voi. Purificate i cuori da ogni sentimento di invidia, gelosia, prevaricazione, per essere puri e santi, degni di abitare la nuova Gerusalemme. Siate pronti a seguire il Signore come ha fatto Matteo, lasciando tutto ciò che è mondo. Non fate come un altro giovane
il giovane ricco descritto nel Vangelo, che davanti alla chiamata radicale di Gesù non lo seguì, ma gli voltò le spalle, pur ritenendosi giusto perché riteneva di rispettare i comandamenti. Il destino eterno dell'uomo dipende dalle sue scelte e dal cuore della volontà con cui ciascuno le porta avanti, al di là di quello che può essere la condizione di partenza. Consacrate ogni giorno il vostro cuore al cuore immacolato di Maria, affinché sull'esempio di suo figlio possiate diventare tanti piccoli Gesù e tante piccole Maria, per salvare tante anime impenitenti per vie sconosciute all'uomo. Avanti, con gioia, per vincere e trionfare. Gesù vi ringrazia per il vostro sacrificio che quotidianamente offrite con la vostra preghiera in presenza davanti alla sua piccola culla, riscaldando così il suo cuore tanto offeso e tanto amareggiato dall'irriconoscenza degli uomini. Se Gesù è con voi, chi è contro di voi? E così sia.